Amiche e amici di calciomercato.it, nuovo appuntamento, bentrovati qui su Ti Amo Calciomercato con Eleonora Trotta. Ciao Ele, bentrovata. Ciao Antonio, un saluto a tutti. E oggi parliamo di Juventus, lo facciamo con un grande ospite, ritorna con noi Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Ciao Filippo, grazie per essere qui. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Filippo. Quindi, come ho anticipato, parliamo di Juventus in vista del match di questa sera, quinta giornata di Champions League contro l'Aston Villa. Ti chiedo subito le ultime informazioni perché sono 8 gli disponibili in casa Juventus. È una situazione di costante emergenza quella legata agli infortuni. Sì, 8 assenti, quasi una squadra intera in pratica, e quindi non è il modo certamente migliore, non è il modo auspicato dalla Juve per arrivare a questo, che è un incrocio comunque importante, significativo, che può schiudere prospettive importanti per il discorso qualificazione al turno successivo. 8 assenti, scelte praticamente obbligate in quasi tutti i reparti. Partiamo dall'attacco, niente Vlahovic, niente Milik, niente Nico Gonzalez, quindi toccherà, a meno di sorprese dell'ultima ora, a UEA fare il riferimento avanzato, con alle spalle il trio con Seisao, con Miners e il Diz, quella che doveva essere, diciamo, l'idea iniziale per San Siro, mentre poi, come ricordiamo, sabato scorso Thiago Motta ha scelto una via diversa con Miners e McKennie alti sulla linea degli attaccanti. Non c'è McKennie, quindi questa soluzione è impraticabile. Mediana confermati Thuram e Locatelli. Thuram molto 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 positivo contro il Milan, e quindi giocherà di nuovo in coppia con Locatelli. E in difesa altrettanto scelte obbligate, perché con gli infortuni di Bremer e Caballa ormai fuori per tutto il resto della stagione, sono obbligate le scelte con la coppia centrale Gatti-Kalulu, che sta diventando ormai la certezza, la costante, Savona a destra e Cambiaso a sinistra davanti a Di Gregorio. Ele? Sì, Filippo, detto che la componente della, chiamiamola così, sfortuna incide tanto, ecco, come ti spieghi tutti questi, diciamo, infortuni dell'ultimo periodo, a prescindere dagli infortuni quelli traumatici, sui quali, non, per carità, non possiamo, non si può fare nulla, però si era detto anni fa, ti ricordi, Allegri era andato sotto i riflettori anche per una serie di infortuni muscolari. Ecco, la preparazione di Thiago Motta, quella preparazione che noi quest'estate abbiamo seguito, no, con grande attenzione per il gruppo che si era creato, può in qualche modo aver cambiato di equilibri, può aver inciso anche sulla costanza di rendimento di alcuni giocatori? Potrebbe essere, certo è una situazione anomala che così tanti infortuni muscolari si susseguono in breve tempo. Certo, i giocatori non hanno praticamente respiro, giocano praticamente sempre tra club nazionali. Nei grandi club soprattutto la gran parte della rosa è sollecitata tantissimo, e sappiamo tutti i discorsi sul calendario e sui tanti impegni che gravano sul fisico dei calciatori, quindi questo sicuramente è una componente che non può non essere considerata, non può non incidere. È appunto curioso il discorso che la Juve perda pezzi continuamente, e potrebbe a questo punto essere anche un tema di carichi di lavoro, di preparazione. Sappiamo quanta intensità venga usata negli allenamenti da parte di Thiago Motta, del suo staff, del preparatore Collinet. Non è che abbiamo noi dati in mano dei dati fisici dei calciatori, quindi saranno sicuramente loro in grado di valutare al meglio quali sono i carichi necessari, però è certamente un dato di fatto che penalizza in un momento molto delicato della stagione la Juve, perché poi si parla inizialmente sempre di affaticamenti muscolari, però poi alcuni calciatori sono ormai fuori da 3-4 settimane, quindi evidentemente qualcosa di più significativo. Perché per esempio prima, Filippo, parlavamo della situazione di Nico Gonzalez, che comunque per certi aspetti non è nuova. Se noi andiamo a vedere il suo rendimento alla Fiorentina, è sempre stato caratterizzato e penalizzato, no, da una serie di stop muscolari, di infortuni, eccetera. Quindi qual è la reazione oggi della Juventus? Ce l'aspettavamo, sapevamo che era un giocatore con queste
difficoltà oppure certo, diciamo, è più fragile del previsto, tra virgolette. Ma su Thiago Motta, al proposito, alla vigilia del Milan ha detto che i giocatori ci stanno mettendo il tempo necessario a ciascuno di essi per recuperare, e quindi si vede che la spiegazione è che Nico Gonzalez ha la necessità di più tempo, mi viene da pensare, di quello che magari era previsto inizialmente per rinforzo muscolare, per completare un percorso di recupero pieno che non lasci spazio a eventuali ricadute. Ecco, forse mi viene da pensare ci sarà utilizzata tanta prudenza, forse magari anche in più di quello che magari potrebbe essere usata in altri casi, proprio per questo discorso storico, il suo storico di infortuni che tu hai giustamente ricordato. Thiago Motta l'ha riassunta così, ha detto ogni giocatore, anche il tema era anche riguardante Douglas Lewis, no? Che era fermo da un affaticamento muscolare da ormai da settimane, però Thiago dice ognuno ci sta mettendo il tempo necessario. Si vede che magari per riacquistare la piena affidabilità ed evitare ricadute si va molto molto con i piedi di piombo, appunto per evitare nuove sorprese negative. Sì, è un aiuto anche dal punto di vista numerico, non solo qualitativo, potrebbe aiutare dal mercato. Noi abbiamo preparato una grafica in cui diciamo che Giuntoli potrebbe calare il poker, perché effettivamente per gennaio si parla di almeno 3 acquisti dovuti agli infortuni che la Juventus ha accusato sino a questo momento. Ecco, prima di salutarti ti chiedo un aggiornamento di mercato. I ruoli li conosciamo, ecco, almeno un centrale, un terzino sinistro, un vice Vlahovic, possibilmente anche un centrocampista. Ti chiedo, ecco, di fare qualche nome su cui la Juventus ha già aperto una pista, sta già lavorando. Chiaramente, dici bene, il mercato serve sicuramente per risistemare una rosa che con tutti questi problemi necessita di essere integrata. Chiaramente in difesa si parla molto di Skriniar, si parla molto di Silva del Benfica come centrali, potrebbe essere necessario anche un esterno, perché appunto Cabal, che faceva un doppio ruolo sia di centrale che di terzino, è venuto meno, e Cambiaso non è che può avere le batterie carichissime sempre, chiaramente è umano anche lui, non è, dovrà prima o poi anche riposare. Si parla di Zirkzee davanti, nel caso ci potessero essere delle aperture dal Manchester United, si parla di Luca dell'Udinese, ci sono diverse cose in ballo. La Juve non potrà chiaramente fare chissà quali investimenti, chissà quali follie, chissà quali colpi pirotecnici, perché c'è sempre un vincolo di bilancio da rispettare, un vincolo di conti di sostenibilità che tutte le operazioni di mercato devono rispettare, come ha sempre ricordato Giuntoli, come ha ricordato la società, e il budget non è appunto infinito per una sessione invernale in cui deve comunque essere protagonista, quindi magari potrà esserci sacrificio di qualche giocatore, da Fagioli, da Pangula, in situazioni di mercato che si possono sviluppare la Juve potrebbe ritrovare delle risorse da reinvestire sul mercato. Bene, Filippo, grazie come sempre per la disponibilità, per essere stato con noi. Salutiamo grazie. Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Filippo, buon lavoro. Noi, ciao ciao. Quindi, ritorniamo Ele per intanto tracciare un bilancio di quello che ci ha detto. Ecco. Sì, diciamo che Filippo ha citato Luca e Zirkzee, possiamo dire che Luca piace molto per caratteristiche, per qualità. Ci sono stati già dei contatti con l'agente di Luca, contatti che sicuramente proseguiranno. L'ostacolo al momento è l'Udinese, che non vuole vendere i pezzi pregiati a gennaio, e mi riferisco anche a Bijol nello specifico. Quindi al momento l'Udinese dice no. Poi aggiungo, se a fine gennaio, mio pensiero, non è il pensiero udinese, la classifica è tranquilla, molto tranquilla, magari su un pressing del giocatore, del suo procuratore, qualcosina può cambiare, però non mi sbilancio troppo, perché ripeto, ad oggi il parere dell'Udinese è a gennaio non vendiamo nessuno. Su Zirkzee è chiaro, lui sta andando male, malissimo, anche con Amorim non è cambiata la musica, nel senso sono arrivate le critiche,
nuove critiche, i tifosi lo contestano, tutti allo United, anche all'interno della società, ritengono che lui non sia minimamente vicino ai parametri del club. Quindi può partire a gennaio, si parla sì di Juventus, ma l'operazione Zirkzee non è affatto facile, quindi economicamente complessa, ed è un nome che teniamo anche soprattutto per giugno. Si può muovere però qualcos'altro dall'Inghilterra grazie ai rapporti del suo agente, che è chi ha Europe Chan, che è uno dei più potenti al mondo, quindi sicuramente se le cose dovessero ancora andare così male mi immagino una nuova soluzione per l'ex attaccante del Bologna. Però noi l'abbiamo chiesto ai tifosi della Juventus, visto che si parla tanto anche di Dusan Vlahovic, di cui abbiamo parlato nell'approfondimento, in un altro approfondimento dedicato alla Juventus che trovate sul nostro canale YouTube. Abbiamo lanciato una domanda, un sondaggio: Zirkzee alla Juventus e Vlahovic al Manchester United, chi ci guadagnerebbe in un eventuale scambio? È molto equilibrato, eh? È molto equilibrato, però in tanti hanno votato Manchester United, di poco ha vinto il Manchester United, 52,9%, però Zirkzee, che sino a qualche mese fa, quando ha lasciato l'Italia, il Bologna, veniva considerato come un top player già, in questo momento evidentemente viene giustamente anche considerato al di sotto di Dusan Vlahovic, visto che Zirkzee ha fatto una grande annata lo scorso anno, è vero, però quest'anno quando era chiamato al grande salto non si è visto tantissimo, è una squadra che ha tanti problemi, però come dicevi tu, è cambiato allenatore, il primo impatto non è stato illuminante. Sì, di fatto oggi non so se Vlahovic verrebbe considerato più forte di Zirkzee allo United, perché poi di fatto, come diciamo anche prima e ieri, Vlahovic non ha mai avuto un mercato di primissima fascia. Quando si parlava qui di Juventus e di Atletico Madrid era perché comunque lui era anche vicino alla scadenza, addirittura l'Atletico Madrid e l'Arsenal volevano prenderlo a zero, cioè prenotarlo poi per l'anno successivo. Quindi oggi, da quello che ci arriva, tranne diciamo magie della gente o della Juventus, Vlahovic non è considerato una primissima scelta all'estero. I giocatori che oggi hanno molto mercato sono Gyökeres, Boniface, Jonathan David, sono questi attaccanti qua. Quindi per Vlahovic sicuramente andare vicino alla scadenza è un guadagno, perché ha maggiore forza contrattuale. Dall'altro sono curiosa di vedere che mercato per lui ci sarà. Sì, e poi nel Manchester United ancora c'è Rasmus Højlund, che è un po' un doppione di Dusan Vlahovic per caratteristiche, entrambi forti fisicamente, mancini. Per cui vedremo, è chiaro, però è chiara la necessità della Juventus di trovare un vice Vlahovic a gennaio e una soluzione per Vlahovic in vista della prossima estate. Chiudiamo con questo appuntamento dedicato al mercato della Juventus. Come sempre, grazie Eleonora Trotta. Ciao Antonio, un saluto a tutti. E vi ricordo di seguire il canale YouTube di calciomercato.it se non l'avete già fatto, e lasciare un bel like a quest'ultimo episodio. Alla prossima, ciao! Ciao!